Eccoci. Allora, nome del gioco. Stampo l'ultimo qua. Perfetto. Vai. Allora, tanto vedi pure se può gioco, se è fluido, abbastanza. Allora, questo abbiamo fatto, più avanti devo andare a me. Ah sì, il coso di volo. Si chiama il livello del volo. Ieri mi ha fatto tanto incazzare. Non me lo fate fare, per favore. Non lo voglio fare. Però lo devo fare. Purtroppo lo devo fare. Piaggia del sole era? Oh no, io lo fa. Non era questo. Qua c'erano i tartarughe. Lo ricordo. Ciao Spyro, è una fortuna che tu sia qui. Se potessi aiutarci a mettere al sicuro quelle giovani tartarughe, te ne sarei riconoscente. Perfetto. Lavora. Ok, prendiamoci sta roba qua. Ammazza come drifta lo Spiro. Spyro! No, però i comandi invertiti li odio io, no, il cazzo, aspetta, fermati. No, comandi. Verti. No. Perché questo è il volo, infatti, so pure io rincoglionito. Ma questo è il mouse, no, Spiro, no. No. Aspetta, ma c'è scritto mappa? No, perché lo so? Oh, non è mappa? No, ci sta tutta la mappa, ci serve. Sappiamo cosa devo fare. Questo che vuole fare? Una stellina. Qua c'è qualcosa che non sappiamo che bisogna fare. Prendiamo un po' d'aria. Ok. Sì. Il bastoncino te lo sento, te lo devi ficcare. Meglio che non te lo dico, eh. Meglio che non te lo dico. Che è sto coso? Niente. Allora, qui. Perfetto. Brusiamo la stellina. Brusa. Qua. Qua ho preso tutto, controlliamo bene, non voglio avere problemi. Pare di tutto, sì, ho tutto come preso. Tutto, perfetto. Mettiamo giù. Nulla. Ah, due volte bisogna colpirli. Questo sicuramente sì, perché stanno qua senza motivo, vabbè. Qua non posso andarci? Faccio così. Aspetta, rifà. No, per forza la. Come si chiama la tartaruga ci vuole.
Quindi Tartaru, sbrigate. Sbrigate, l'ho detto. Aspetta qua, però io voglio salire da solo, come si fa? Se salgo qua... ce la faccio? Sì, ce la faccio. Però questo non lo posso distruggere. Questo neanche. Qua sotto... non so se ci posso andare, però non voglio rischiarmi adesso. Almeno voglio prendere un checkpoint. Ok, bravo. Detto fatto, andiamo via un po'. Ok, qua non ci posso andare. Sopra è inutile che ci vado, non ci sta niente. Però la... aspetta, però qua sopra... eh no, però qua sopra secondo me bisogna andarci in qualche altro modo. Sì, penso di sì. Io però ho rimembranze di aver fatto questo video, cioè non ricordo che cosa ho fatto. Ce l'ho giocato su PlayStation 1. Ho fatto qualcosa. Il posto è proprio finito. No, non prego, non mi ricordo. Non mi ricordo però che non mi ricordo il suo livello. Parto. Ok. Gli elettropalombari hanno catturato gran parte delle nostre tartarughe e le hanno rinchiuse in scatole incredibilmente robuste. Sopri giungini mi dice ok. Si dà le due ok per forza. Ok, perfetto. Purtroppo ancora non ce li ho, quanti ce no? Non me lo dice, no. Devo rimanere gli altri due. Qua non ci posso salire. Aspetta che c'è assurdo. Vorrebbe ammazzarmi, vorrebbe. Ti gusta, ti piacerebbe. Facciamo così, bruzzandoli. Poi ci stanno altre gemme. Ah, questo però è un luogo dove... aspetta, qua si va più avanti, no, quindi non voglio andarci per adesso. Mi pare che abbiamo sbloccato un potenziamento, infatti. Che fa sta cosa? Ecco perché. È poco falto. Pure questi distrugge? Cioè, quindi io dovrei andare pure indietro praticamente per distruggere quello, però non so se riesco. Speriamo, speriamo perché tanto non devi rimuginare, vediamo perché. Allora, facciamo tanto questo. E ci siamo. Torniamo subito indietro. Non ce n'erano altri. Come? Ho visto che c'era una gemma nascosta, che parte non ho preso bene, infatti è... allora, leggiamo. Poi ce ne sta uno qua sopra. Controlliamo prima che qua se c'è qualcos'altro. Sperai. Possono
Vai, 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 vai avanti. No, mi sa che questo non va più avanti di qua. Serviva solo per sbloccare quella cosa, ok. Quindi qua in teoria non posso andare avanti. Ci dovrebbe stare molto niente. Vediamo questo potenziamento e corriamo veloci. Qua sotto, sbrigati veloce, veloce. Ricordo. Dove sta l'altro? Dove sta? Bastardo. No, non lo trovo. No, dove sta? Sta qua sotto, non ci credo, ecco. Quindi devo prendere il potenziamento e subito deve passare qua sotto. Fammi vedere un attimo, allora. Togliamoci tutti i nemici dalle balle. Ma dove cacchio stava l'ingresso? Questo qua sotto. Ok. Allora, vado, corro. Ci sto perdendo, ci sto perdendo. Davvero incredibile, ti prego, che mi dai? Ah, lo spero qua. Perfetto. Aspetta un po', però, come dice? Ci dovrebbe essere della roba là, sulla sinistra. Ma non posso andare. Non posso spostare nessuno perché non c'è nessuno qua. La tartaruga, niente, niente, non c'è niente. Quello non penso che si sposta. E questo non si sposta da qua. Lo puoi pizzicare quanto vuoi. Ma non si sposta, vedi? No. E come si può fare per andare qua? Non possiamo anche sullo Spark. Faccio perché la mappa mi dice che ci sta un posto. Ah no, sì, no, aspetta, mi sono sbagliato io, forse è quel posto là la mappa. Ok, no, ho visto male io. Dove c'è il potenziamento che non fa mai male, tanto questo non lo usiamo, non dovrebbe servirci. Almeno gli bruciamo il culo a questo, dai, tieni, brigate, brigate, ho detto. Ho detto sbrigati! Non si muove, guarda! Non è già. Non è già. Sbrigati! Ma si gira pure! Allora, andiamo di qua. Chicco, ma io qua non posso salire però, lo so. Non mi posso arrampicare, non c'è il potenziamento. Se me lo insegni tu a salire le scale. GGWP per te. Vediamo quest'altro. Grazie, giovane drago. Le tartarughe saranno al sicuro qui. Ti prego, accetta questo talismano. Ok, mi dà il talismano. Bene. Ma il problema qua, come fare? Oddio, si sta un attimo a buggare. Ma Lolli, ma questo me l'ha data già, no? Non devo più parlare con lui. No, non devo più parlare. Vai qua. Là sopra non ci posso salire in questo momento perché devo salirci con le scale. Ma non c'è la possibilità di salire. Minchia, mi sa fa pure il backtracking dei livelli. Guarda quanto li odio, backtracking dei livelli. L'ha inventato ovviamente, guarda. Poi mi devi dare qualche altro compito? No, magari no. Niente. Ragazzi, non può fare niente. Non posso fare nient'altro. Sto bloccato.
Proviamo qua, ma non penso che ci siano anche altre gemme. Se c'è stato questo problema, ci sta già. Trovata. Vediamo questa. Con tutte le gemme possibili, immaginate. Ci stai in teatro, perfetto. Poi non tanto. Ok, possiamo pure andare via. Finché non ho la roba giusta non posso andare avanti. Sono i nemici per attrazione. Malloli. È fatto per questo. Allora, c'era il livello, quello del volo che io tanto amo, per dire che odio. Circuito oceanico questo. Madonna, non mi faccia la croce perché non ci credo a queste cose, no, però fate finta che mi sia fatta la croce in questo momento. Che io li odio queste cose. Le odio. Ieri ho reginquittato. Per fare sta cosa. Ho reginquittato. Non sto scherzando. Mi manda al manicomio sta roba a me. La manda al manicomio. Te lo fermo al primo volo da un anno, lol. Uè, QG. A me mi manda al manicomio sta roba. Non scherzo proprio. Ti giuro, lo odio. Te brucia. Brucia pure tu. Chi è che ha inventato i livelli del volo? Spyro veramente deve fare una brutta fine. Guarda, non riesco a prenderli. Guarda, va, uno dopo uno. C'è la puttana se te non ti prendevo. Minchia, lo siamo a te bestemmie. Minchia. Oh, questi qua in teoria sarebbero una cazzata, ma vedi, mi vanno addosso. Guarda. Devi bruciare davanti. Madonna, quanto mi dà fastidio sta roba. Madonna, quanto mi dà fastidio. Questi mi danno fastidio a me, le auto, non riesco a distruggerle. Non riesco a capire quando devo sparargli. O io sparo troppo prima o io troppo dopo. Non c'è strada di mezzo. Non riesco a capire, guarda, è una cosa assurda. Tanto è capace che faccio tutta la live solo per fare sto livello. Tu scherzi, Gucci. Scherzi, la verità. Dai. Dai. Quello me ne fotte. E uno. Schiatta. Schiatta mori. No, non ci credo. Schiatta mori. Non l'ho preso. Grande, sono un grandissimo. Schiatta mori. Mori schiatta. Schiatta male. C'è 2 per 3 e 2 per 3. Ce n'è 3 per 2. Pure tu. Questi non capisco come fare per. Ma vi sparo! Vabbè. Madonna! No, non ho capito come, quando sparare. Non capisco. Non ci capisco. Non capisco. Non capisco come fare. Qua sono capace che mo faccio prima i. Dopo questa. Voglio fare soltanto all'inizio i. Quelli delle macchine.
per allenarmi, per capire quando sparai. Che sennò veramente non ci sto, non ci sto dietro. Perfetto. Vai. Vai, schiatta male. Ok, vai. Ok, adesso facciamo sti stronzi. Niente, non ci riesco. Mannaggia due. Mannaggia due. Non ci credo. Lo cazzo mai? Ma vaffanculo, ma. Cioè, per colpa di quello non ho finito il livello, non ci credo. Allora, in teoria ce l'ho un po' di tempo, tranquillo. Dopo che ho fatto quelli, cioè dopo che ho fatto tutto, in teoria c'ho il tempo per fare le auto. Quindi potrei anche non correre. Ma il problema è che non riesco a prenderli, sti cazzi di auto, ma non è grosso. Ok, andiamo, vai. E ok, e qua ci siamo. Fino a qua. Capacino. Perfetto. Schiatta pure tu, schiatta, schiatta, schiatta 3 volte, schiatta pure tu, e mo ci sta quello, che sta qua, perfetto. Mo' c'ho un sacco di tempo libero, tranquilla, tra virgolette. Lo sfondo il tasto! No, 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 tu non scappi proprio, tu forse non hai capito che non scappi. Ma corre più di me sto stronzo. Ma sta sparando! Lo sto sparando! Cioè, un'altra volta per colpa di quello, che quello no, eh! Per 2 auto di merda. L'ho sparato, l'ho sparato, cioè, ci sono andato addosso, cioè. Senti, una cosa. Questi non mi caghi più il cazzo. Facciamo prima questi. Io finché non lo faccio, sto qua tutta la giornata. Veramente, guarda. Vedi come mi incazzo mo. Me ne frega niente degli altri. La vita distruggo, vabbè, niente, ci lecca un'altra volta, 3 su 3, vabbè, questa è benzina e mi do fumo, buona questa benzina. No, io faccio soltanto i tizi con l'auto e poi dopo con la calma più gratificante al mondo faccio i cerchi. È uno. Ma ti vado addosso! Continuiamo, va bene. Niente, il gioco mi vuole vedere incazzare. Il gioco mi vuole vedere incazzato, non c'è niente da fare. E uno. E due, no, c'è la puttana di sorella incavrettata, cinghialotta. Vai. E un. Ma fa finta che non ho fatto. Ok. E un. Non l'ho preso, vabbè. Questo almeno prendilo, no?
Prendilo. Prendilo, puttana tesorella, prendilo. Niente. Queste benzina mi do fuoco, eh? Ammazza. Andiamo di qua ancora. L'ho colpito, Va bene. Va bene. Niente, non... mi deve andare male. E uno. E due, la puttana di sorella. E tre, Cristo disse. Quattro. Ma aspetta. Aspetta. No, aspetta, aspetta. Ho visto qualcosa che non dice. Ci c'è la potenziamento per fare così? Cioè, la cosa è molto più facile di quanto pensavo. Vabbè, no, no. Ok, raga, è fatta. Non lo sapevo sta cosa. Ok, è fatta, raga, è fattissimo. È strafatta. È fatta strafatta. Perché dopo che ho finito di fare gli altri, basta solo che corro. Cioè, capisci sta cosa? Io non la capivo, non la sapevo, non me la immaginavo. Non c'era scritto sulla parte, sulla segnalazione. È fatta, raga, easy. Mo è facile. Mo viene qualcuno, mi dice: ma come, non lo sapevi che si faceva così? Anzi, una pippa. Lo dicevi prima invece di farmi vedere che sto da tre ore che sto incazzato. Nabbo è chi nabbo fa, ricordati. Studio. Non sto riuscendo neanche a parlare bene italiano, pensate come cazzo sto. Per quanto sto incazzato. Ok. Questo. E ci siamo. È fatto. Basta che ci vado contro. Tac e tac. E tac. Finito. Cioè, che ci voleva, ragazzi? Ok, easy, fatto, finalmente. Perfetto. In teoria l'ho finito o no? Non mi dica che non l'ho finito perché mi incazzo, No, Non mi dà brutte notizie. Non mi dà brutte notizie. Potrebbe incazzarmi. Vedete? Circuito c'è. Che cazzo è sta cosa? Però l'ho preso. Ho preso tutte le gemme, però manca qualcosa, non so come. Poi vedo. Perché sto gioco è molto più grande rispetto agli altri. Allora. Cioè, questi l'ho fatti al 100%, gli altri non posso perché non ho. Mi manca qualcosa. Quindi penso che devo andare di qua. Questo qui c'è una torre. Acquaria. Andiamo per l'acquaria. Per l'acquaria dovrebbe essere... il nuovo mondo? Vuoi? Da voi?
Volevi! Volevi! Guarda che fascia! Guarda che fascia! Non se l'aspettava! Bruciamo tutto! Brucia, brucia tutto! Questo che buono? Gli strani tizi con i bastoni elettrici hanno prosciugato tutta l'acqua. Per riaprirla, bisogna che qualcuno attivi gli interruttori che stanno sorvegliando. Ok. Qualcosa qua si attiva. Ah, eccola, poi. Vabbè. Che ci voleva? Basta poco, che ci vuole? Qua devo ritornare indietro allora, poi dopo. Devo tornare indietro dopo. Questo non lo so già. Da sopra non ci posso andare. Proseguiamo. Anche perché non posso schiacciare il tasto qua. Una volta schiacciato, chi si è visto si è visto. Di qua. Abbiamo tutte le gemme. Già sti nemici che si mettono a ridere, invece vedi un po' di granchio al cotto a vapore, anzi cotto al fuoco. Vieni qua, in fondo al mare, in fondo al mare. Ok, allora. Ci siamo qua. Qua c'è qualcosa da attivare, però voglio aspettare un attimo. Devo controllare prima soprattutto, perché poi dopo prendere tutto che sta per terra quando arriva l'acqua è un po' una mezza rottura di palle. Ci sta questo. Qua scendiamo. Ne ha già due. E ci siamo qua, ok, perfetto. Allora, io sono passato da qua, mi pare. Quindi qua non ci sono andato, ma non mi dà tutta sta tranquillità andare qua su. Qua vediamo un po'. Qua non ci sta nient'altro, vabbè. Allora, attiviamo il pulsantone. Pulsantone. No, là mi preoccupava tantissimo andarci in questo momento. Anzi, no. Non è off-limits quella zona. Proprio off-limits. Ok, andiamo di qua, qua che ci sta? Ci sono numeri 5. Voilà, giovane, buon salve, buon salve. Eccoci qua. Sono io, sono Norman. E sto portando, sì, in questo momento Spyro. Volevo portare Banjo-Kazooie, però niente, non lo posso portare perché non riesco a passare i salvataggi da un computer all'altro. Quindi niente Banjo-Kazooie per adesso, purtroppo. Però spero che prima o poi lo riesco a riportare tranquillamente. E niente, sto facendo qua il secondo Spyro. L'ho iniziato ieri, l'ho iniziato. E qua dove devo andare? Però sono troppo curioso di andare là sotto. E che ci sta? L'ho iniziato e vediamo un pochettino. Io mi ricordo qualcosina di questi giochi, perché il primo non l'ho finito, ai tempi l'ho finito qua. Il secondo c'ho qualche rimembranza di qualche livello, ma ci avrò giocato ma non l'ho finito. Il 3 l'ho sicuro che l'ho finito, non ricordo bene. Danno del drago, come si chiama? Devo salire qui sopra. Non zuccherare, ma salire. Perfetto. Vai qua. Qua, perfetto. La fessa che la Sword. La conosci Sword, no? Quella.
Idem per te, tranquillo. Stat buono. Ok, allora. Qua non ci sta nulla. Niente, perfetto. Aggiungiamo queste ampolle. Saliamo. Non mi dico questo, non mi fa. Sottomarino mi vuole far comprare. Sei più forte di quanto sembri se sei arrivato fin qui, ma non Uscire riuscirai a adesso superare così. gli squali metallici che ci Infatti, sono più immaginavo. avanti. Potrei prestarti il mio sottomarino per una modica cifra, naturalmente. Quanto vuoi? Voglio capire. Voglio capire quanto vuoi. No, 100 gemme ci sta, dai. Fare affari con te è un piacere, Spyro. Questo sottomarino è a prova di squalo al 100%, Prova di garantito. squalo al 100%. Ma che bello! Fa tutto automatico? Cioè, scusami, io voglio giocarci. Voglio giocare. Perché non mi fanno giocare? Non sto facendo nulla. E quindi? No, non ho capito. Non ho capito. Aspetta. Come mai non mi ha. Cioè, praticamente è caduto da sotto. Ma l'ha fatto lui. Ah, ok, forse ci sta. Devo attivare il tasto e mi fa salire sotto un'altra volta. Fammi salvare. Perfetto. E fin qua ci siamo, infatti questi volevo prendere. Ma gli squali proprio non ci possono andare, se no mi uccidono. Non ho capito questa cosa. Io così, ma sì. La passeggiata me la faccio. Vediamo quanto è profonda la tana del Biancuniglio. No, là è sicuro che non ci posso andare. Ok. Non mi sento tanto bene, signor Stalker. Stalker, Stark. Le cheat, quelle belle. Allora, andiamo di qua. Ma se faccio così? Ah, non mi fa proprio andare. Forse ho perso tempo. No, voglio essere sicuro. Perderò vite, ma non mi interessa. Vediamo un attimo se ci posso andare. Correndo pure, però. Vedete? Veloce, veloce, corri, corri, corri. Non è una bella idea, secondo me. Una buona e bella idea, secondo me. Devo farsi prendere qualche potenziamento. Aspetta, ma io ho visto che all'inizio del livello c'era un potenziamento. Quindi probabilmente devo. Dopo che ho eliminato tutti i nemici, mi darà qualche tipo di potenziamento che posso distruggere i cazzafà di Cristo Re. La pecora con la bolla di per respirare, diciamo, insomma, spesso. Ma Loli. L'acqua è tornata nel nostro mondo. Ecco il talismano delle torri a. Perfetto, il talismano ce l'abbiamo, quindi il livello l'ho finito tranquillamente normalmente. Ma noi siamo completisti e il livello modo è una cosa ripugnante, cioè per me è ripugnante, quindi andiamo. Ah, ok, eccolo il fuoco, quindi con questi dovrei distruggere in teoria. Vado di qua, qua e là. Buon salve, ma che bello, come state? Non vi vedo più. Aspetta, vediamo un po' se dobbiamo ammazzarne qualcun altro. Vai qua, vai, vai. Divertiamo. Che poi secondo me, se si può fare, secondo me si può fare pure che puoi. Non per forza devi pagare i 100 gemme per attraversare questa zona, secondo me. Secondo me non servivano. Però vabbè, sti cazzi, l'abbiamo fatto ormai, non c'è niente da fare. Il dado è tratto.
attimo di qua. Allora, da qua, praticamente prima ho visto che c'erano altri squali, quindi andiamo di qua. L'altro ricordato che cazzo stavano gli squali, non lo c'è più. Qua. Qua e qua. Stavano dall'altra parte qua. Eccoli. Contrattura, what? Mi è arrivato pure un achievement, lol. Allora, qua perché abbiamo neanche quasi, cioè poco più della metà delle gemme. E dove devono distruggere qualcos'altro? Devo andare da qualche altra parte per avanzare nel gioco e farlo una buona percentuale. Aspetta. Ah, stai nascosta, eh. Ah, stai nascosta, eh. Ti sarebbe garbato. Scendiamo giù. Ah, ci sono. Guarda qua che sopra. E chi l'aveva visto qua sopra? Ok. No, qua aspetta. No, ci sono passato prima. Come ho fatto a non vederlo? Vabbè. Dettagli. Cioè, che schifo di livelli sott'acqua, quanto li odio! Non posso vedere. Devo trovare il punto dove secondo me si deve andare per sbloccare qualcosa. Mi pare troppo strano che non c'è nulla. Che è sta cosa? Che ho scoperto! Che ho scoperto! Bello! Eccolo dove stanno altre gemme da prendere, perfetto. E qua sicuramente ci vorrà il potenziamento, ma si sì, proprio mi ci gioco proprio le balle proprio. Oh, guarda che ci sta. Sto cercando di addomesticare il mio nuovo cucciolo di manta, ma non mi obbedisce. Ehi, tu sei della misura giusta per cavalcarmi. Fantastico! Salta in groppa e guidalo attraverso gli anelli di bolle via via che appaiono. Va bene, andiamo. Dove? Ah, ok, qua. No! Sono scendi! No, devo seguire il tizio qua. Ok, perfetto. Ben fatto. Immagino. Chiudiamo la sfera, sbrigate pure. Fuori scappa, sbrigate. Ora che la manta è domata, vorrei allenarla per le gare. Sì, assolutamente, facciamo. Ti vedo, bastardo. Meno male. Bello spera mi mancava, sì, ci voleva, minchia, ci voleva troppo. Ci voleva troppo. Comunque buon salve, Paco. No, incredibile, te ne fai perché. Perfetto, dammi l'altra sfera. Ci sta tutto. Questo è il 2, perché prima l'ho fatto. Passato solo per un saluto. Buona live, torna abitazione. Perfetto, va benissimo. Ci vediamo allora. Buon salve. Allora, andiamo di qua allora. Fatto tutto. No, ci manca un'altra gemma, però. Non lo so come fare.
Vediamo tutto. Questi li devo ammazzare? No. Ma sono pacifici? Ok, sono sì. In teoria sono pacifici. Gli elettrobombari hanno rapito 6 dei miei piccoli e li hanno nascosti in cima a queste torri numerate. Ho preso in prestito le... L'ho viste ste... L'ho viste quelle porte. Quindi, uno... Qua non posso salire di più. Non posso né salire né scendere. Né salire né scendere. No, posso scendere. Allora, 1, 2, dov'è il 2? 2. No, vedo. No, non c'è. Il 3 va a ricordare, ma tu cacchio stan. Ragazzi stan. Devo per forza ritornare giù. E giù si ritorna da qua. Ok, 3 sta qua. Ecco che erano tipo i numeri. Quattro dovrebbe stare sempre in questa zona. In teoria. Sì. Perfetto. E ci siamo fino a qua. La 5 dove sta? La 5 dove sta? La 5 non sta qua. Sicuro proprio che non c'è. Proviamo ad avanzare normalmente nel gioco. Vediamo se magari ci appare in qualche modo. 5. No, questo non è niente. Cos'è questo? La 5? Sì, 5. No, fermati. No, troppo. Ok, la 6. Dobbiamo avanzare normalmente. Non c'ho più Spark? Questa cosa non mi piace. Non c'è un modo per recuperare Spark. Eccola. Sì, certo che c'è un modo. Andiamo in questo 6, dai. 6. Vabbè, il numero della bestia, sì. Ma qui l'ho fatto apposta a dirlo. Eccolo il 6. Questo sarà più rompibale di tutti? Eh sì, perché qua si muove! Che balordi! Ah, ok, no. Isis, facile. Ce l'hai fatta! Ok, dammi la gemma, sbrigati che sgancia. Curi sgancia, spendi, investi, compra. Che mi manca? Manca tutto. Tutte le sfere l'ho raccolte, ok. Ci sta. Ci sta. C'è uno sto coso. Più avanti di qua non posso salire, cioè non posso andare. Perfetto. Qua ci sono tre gemme. Altre. Quante ne mancano? Minchia, me ne manca una. Ma tu sei serio, veramente? No, oddio, no, ti prego, eh. Non mi fa spippolare 3 ore a vedere qual è quella che manca, perché mi incazzo. Quale cazzarola è? No, io le odio queste cose. Allora, saliamo tutto in cielo.
Eccola. Eccola, questa è la gemma che manca. Allora, completato al 100%, perfetto. Usciamo da livello. Per uscire da livello bisogna andare qua, mi sa. No, sbagliato, di qua, ok. Almeno un livello ci siamo riusciti a fare al 100%, che cazzo. Meno male. C'è quello vero però. Eh sì. Fai il figo, fai il bello. E poi... Male male. Allora, questo l'abbiamo fatto pure al 100% addirittura. Adesso, dov'è che chiaro la devo andare? Qua forse. Mi aspetta. Ciao, vai. Spyro, questa porta si apre solo se hai tutti e sei i talismani della foresta d'estate. Una volta che la porta sarà aperta... E quanti ce n'ho? 1, 2, 3, 4, 5. Scusami. Non penso al circuito oceanico. Scusami. Non penso. Scusami, no, aspetta. Qua tocca controllare bene perché non ho capito. Allora, questo è il mondo della foresta estate Spyro, perfetto. Come si chiamano? Talismani. Devo capire bene quanti ce ne stanno e dove stanno. Peccato, dove sta il talismano mancante? Cazzarola, dove sta? Guida trofei non mi interessa. Guida trofei non mi interessa. Minchia, tutte le guida trofei non mi interessa. Non, a me 100% sì, interessa. Però non mi interessa. Carisma. Niente, non riesco a capire. Non riesco a capire. Facciamo una cosa. Allora. Questo l'abbiamo preso. Foresta d'estate, non penso che bisogna che ci sia un talismano della foresta d'estate. Stiamo nel mondo della foresta d'estate, potrò essere pure. Poi io andrei dove sta il circuito. Per il quale ho fatto, che cosa? Vediamo se nel circuito non appare spiaggia del sole ce l'ho.
Urricos? Forse è questo. Forse è qua devo andare. Che ho visto che non c'è niente. Io non l'ho fatto ancora sto livello. Probabilmente è qua. Vuoi là, Tommy? T'ho messo il comando, eh? Ho messo il comando. Anche se non sei sub, se tu metti punto esclamativo il tuo nome, Tommy Paura, però scritto in, minuscolo, lo puoi attivare. Quindi, se vuoi, lo puoi fare. Tutto a posto, tutto a posto. I macinatori ci hanno sempre dato problemi, ma ora hanno installato dei campi. Anzi, lo faccio sentire se vuoi, eh. Se trovi i diodi, usali per disattivare Tommy i campi di forza. Paura. Non avere paura, Norman. Non avere paura, Norman. Non so se si sente troppo basso, perché se no lo aumento, lo alzo. Secondo me lo alzo, dai. Che si sente un po' troppo basso. Minchia, però mi hai fatto un audio con tre Audi. No, con tre macchine. Con tre audio. Un audio con tre audio. No, tre Audi. Che se no, che cazzo. Comunque. Potevi farne uno, legge. Cioè, tre diversi. Così mi hai fatto lavorare, mi hai fatto sgobbare. Tommy, Tommy, paura, dove stai, Tommy, Tommy? Edit. Mettiamo un po' più il volume alto. Perfetto. E Tommy pure, mettiamo. Tommy. Ah, no, paura, paura, paura. Aspetta che non ti posso leggere. Se stai scrivendo qualcosa non posso leggere, quindi... Occhio. Ti vedo. Sentito. Scusa, Reggio. Ho lasciato sempre in ritardo. Scusa, Reggio. Ma stai al lavoro, mo? Che mi racconti, Tommy? C'è Gonzo. Che mi tolgo, che mi racconti? Per me sarei sempre Gonzo, c'è un Tommy. Non mi farei mai cambiare quest'idea, questa mia idea. Scusi? Ok. Questo non si distrugge. E ci devono addosso, immagino. Perfetto. Così. Fammi sentire, faccio i cookies al lavoro, sì, grande. Vediamo un po' se si sente un po' meglio. Tanto lo stesso, cioè, io lo posso fare paura. Non avere paura, Norman. No, dai, si sente... però vorrei farlo sempre un po' più forte. Non mi soddisfa il volume. Minchia, hai parlato così, basta, devi fare un po' più forte, mannaggia a te. C'è certi che sono che spaccano le orecchie e il tuo invece si sente così basso, no? Mi fa incazzare, guarda, mi fa andare sopra e... su di giri sta cosa. Cioè 170 il volume, 170%, pensa te. Non avere paura, Norman. Ok, dai, ci sta, ci sta. Mi fai sgobbare, mannaggia, quanto mi stai a far sgobbare? Allora se te lo chiedo più. No, no, scherzo. Ci voleva proprio. Tutte le persone che... che in qualche modo seguono e c'ho, ci parlo, ci... c'ho un minimo... Che cazzo è successo? Non lo so. Comunque le persone che c'ho un minimo di contatto, comunque che le tengo o nel cuore, comunque mi sono simpatiche a pelle. Gli chiedo sempre l'audio. Quindi non sei l'ultimo, non sei il primo e non sei l'ultimo. Sei tranquillo, questo punto di vista. Allora, qua ho fatto tutto. Ho tutto. Ok. Mi sa che ogni tanto sbadiglio, minchia. Mezzo sonno mi viene. Mezzo a piocco. Comunque. Comunque ho visto che veramente stai spingendo tantissimo per il canale e certe cose le stai facendo anche... Guarda, devo essere sincero, io sono una persona sincera e non lo dico per essere magari, che ne so, geloso o altro. Molte cose fai molto meglio di me e su questa cosa io non posso controbattere. E se lo dico non è perché per... sto rosicando, anzi, sono contento perché... mi piacerebbe veramente averci
le cose che stai facendo tu. Ma non è un fatto che dici cazzo, sto rosicando per questo punto di vista. Cioè, per esempio, come fai la pubblicità, come stai gestendo da solo il canale, che io grafiche e tutte non riesco a farle. Infatti ho chiesto una mano a qualcuno per farlo. Un ragazzo che comunque già fa, nella community della Triforza fa cose, fa grafiche e tutto, poi è un grafico pubblicitario proprio. E mi sta dando una mano, invece tu ti fai tutto da solo, veramente, guarda, è tanta roba. Quindi, da questo punto di vista, sono contento. Sto in grande. Ma già le facevi i tempi, con Gonzo. Dai, poi spero che comunque con donazioni, con quello che riesce a guadagnare proprio Twitch. Guarda Paltry che mi sta aspettando che vince. Ti ho sgamato che mi stai a guardare Paltry. Guardalo, guardalo. Mi sta lurcando. Lurk eppure ha vinto la Battle Royale, non te ne rendi conto? Mi lurca? Cazzo è qua? Non posso. Non posso far nulla. Lurk vince pure, capito? Guarda. Comunque. GG per me. Allora, vedi che dici, però lo fai. Quindi, se uno c'aveva magari un ripensiero, dice, no, sta dicendo apposta. No, no. Se tu pensi che lo pensi, che tu pensi, che io penso, che tu non vieni nelle live, non lurchi. Sei proprio un trimone. Che lo penso? No, sto scherzando. Io lo so che comunque ci stai. GG comunque. Arriva e vince. Ma che bello. Allora, qua devo andare qua. Perfetto. Qua non c'è nient'altro qua. Posso pure andare tranquillo. Sì. Poi dopo qua ricordiamoci che devo passare qua. Non ci posso andare. Sì. Mi sono fatto bene, ma ci andiamo. Tu state zitto. Brucia tra atroci sofferenze. Mi raccomando. In amicizia, ma brucia. Schiatta, muori. Schiatta, muori, muori, schiatta. Qua sopra non ci posso salire, che devo salire prima di qua, ok, perfetto. Perfetto. Guardi qua, minchia, mi devo ricordare tutti questi posti. Cazzo. E fatti buono là, non ti azzarda proprio. Allora, andiamo di qua, prendiamo la sta lampadina. Sterminare. Abbiamo preso pure un achievement. Sterminare. 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 Perfetto. E fino a qua ci siamo. Qua sicuramente devo salire in qualche modo. Però prima ho visto che c'erano delle piccole collinette qua per salire. Ok, perfetto. Ah no, tutto qua. Aspetto quasi in più. E niente, andiamo di qua. Vai, 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 non ci incisco. Tutti gli altri, te l'ho detto, quando vieni a Caserta, se vieni e passi, la bella pizza qua non te la nega nessuno. È normale che te la offro io. Sei tu l'ospite. Poi giustamente vieni te, giustamente verrai pure con Yume. Tranquillo. Ok, vado al talismano. Li ho ammazzati tutti? Sì, assolutamente. Allora. No, aspetta. Beh, fermate. Come funziona? Si fa così.
Ah, non è un potenziamento tipo fuoco. No. Ci devono andare addosso, con le corna. Viene il corno proprio. Allora, andiamo di quelle di qua. Sappiamo questo. Controlliamo dove stanno gli altri. Ci sono andato? No, non ci sono andato. Assolutamente. Che cazzo è sta cosa? Madonna! Porello per me, oh! Ah, sputa? Cosa? Chi mi ti sputa? Rimetti a posto le pietre luminose e ciuffa i ladri. Ok, andiamo dai ladri allora. Minchia, corrono, eh. Sono soltanto questi due, no? Sono 10. E dove stanno gli altri? Poi dove li devo sputare sti cosi? Oh, guardalo! Vai a dormire! Volevi! Minchia, brutali! Brutality! In tutti i sensi. Apparentemente devo fare avanti e indietro così finché non li chiappo tutti. Non è chi per no, non è che c'è mo. Via tutti quanti, tutti quanti. Vai a dormire con i pesci. Amichita mu. E vabbè, giochiamo a guardie e ladri. Praticamente sì, in teoria sì. Vieni. Boom, te. È un po' noiosa sta parte, la posso dire, ragazzi. Leggermente noiosetta, ma legge. Leggermente noiosetta sta parte, ma leggera, eh. No. Fa proprio ha. Fa proprio ha. Facciamo avanti indietro così, vabbè, dai, dammi l'ultimo. Divertente. Quanto è divertente, guarda. Anche perché conosci il pattern di movimenti, minchia. Divertentissimo proprio. Chi to dica fa? Sì, mo sti cosi. Tocca cazzo, devo sputare. Aspetta. È carino, devo sputare amico. Guarda amico. Qua non ci sta però. Sono fornute le stelle. Le stelle. Le sfere. Ma quanti ce ne stanno? Aspetta, ce ne stanno un botto. Magnate. Oh. Bravo. Ma fai incazzare pure tu, Spyro. Mi raccomando. Ok, allora quindi se è per così, ovviamente devo rimettere tutti qua, a tutti i lati. E dove manca qua? Qua? Ce ne sta qualcun altro a mettere? No, non penso. No, non li vedo. No, qua no. Qui torniamo indietro. Aspetta, ma qua? Ah, stanno pure qua, stanno, scusa. Sta qua una. Ce ne volevano, ok.
Prendiamone una da qua. Questa. Prendiamola qua. Perfetto. Qua ce ne sta una da mettere. Però non penso che ce ne sta un'altra. Prendiamo questa. Attaccate. Ci si chiede, è più divertente fare questa cosa, che non è per nulla divertente, che fare quello che ho fatto prima. Ok. GG. Perfetto, andiamo avanti allora. Qua non ci sta più niente da fare in teoria. No. Quanto pare no. Controlliamo bene tutti i pertusi. All'indrinta per Disney. Allora, in questo momento quello che mi interessa adesso fare e che mi preme tanto è distruggere quella specie di... come si chiamano? Intanto dove cazzo stanno? Stanno pure qua, stanno... Come se ce ne stava pure uno là, eh. Ma come faccio arrivare qua? Non ci posso arrivare. Ah no, se questo ci arriva dall'altra parte, ok. Guarda che ci sta là, ci sta una sfera. C'è una sfera, un qualcosa da prendere, ok. A posto, ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Ma sento galla. Ma sento galla. Quindi 3, 2, 1. Dove stanno? Non li vedo! No. Stavano subito sulla sinistra. Ok, proprio sulla sinistra, appena esco dal portone. Perfetto, grande. GG per me. Tu che vuoi? Vedi quel grosso edificio laggiù? I macinatori lo usano per rubarci l'elettricità. Ti prego, aiutaci a spegnere il congegno che si trova all'interno. Lana fino alla fabbrica. Questa difficoltà non mi pare. Ah no, scherzavo. Questa difficoltà. Sei a Caserta? No, ma sì, sto a Caserta. Ok. Ho capito, ma la difficoltà qual è? Ho capito. No, a Torino l'avventura è finita. Non è finita neanche tanto bene, però non voglio dire. Non voglio parlare di altro. In privato posso parlare, ma in pubblico non parlo di queste cose. Giochi d'amore. Comunque se riesco a far funzionare certe cose. Ah, ma ce ne sta pure un altro qua, aspetta. Ah, aspetta. Ho capito, ragazzi. È troppo veloce, bisogna rallentarlo per riuscire. Non so come fare. Comunque se riesco a fare una cosa, potrei anche cercare di vedere come fare per passare dalle coperte. Si potrebbe fare, tranquillo. Non ti preoccupare. Se va avanti qualcosa, il biglietto per treno, se mi dai una mano soltanto a capire dove cacchio posso affittare una stanza per dormire, venga a farmi una passeggiata da parte 2, anche perché volevo andare pure a Modena, quindi a trovare un altro ragazzo, Derek, ti ricordi, no? Quindi, why not? È così rilassante, ma che cazzo. Non corre. Ok, fino a qua ci siamo. Scusi? Come... Ah no, di qua possiamo ritornare. Sì, di qua. No, dai! No! Minchia, che bucio di culo! Bucio di culo!
chi ha visto Boris sa la citazione. Allora, poi che dici? Sì, non del così non raggiungere. Vabbè, sì, io parlo sempre dopo che succederà tutto. Dopo tutti questi casini che ci stanno e tutto quello che. Anche per le cose mie personali, se vanno tutto come devono andare, si potrebbe fare una passeggiata dopo che ho finito tutti questi casini, parlo. Che difficoltà massima? Cazzo. Tosta. No, no, insieme morte di tua! Del come è un po' di novità. No, streama sempre. Streama sempre. Purtroppo, lo sai pure tu, quando uno punta un po' di più su Twitch, chi magari se un'altra volta va altri vince, vabbè. No, è una congiura, non ci credo. Non esiste, non può essere. Hai truccato, ma c'è pure tu, ma qua non ce l'ha Magikarp. Come fai a vincere senza Magikarp? È possibile. Comunque dicevo, non, quando uno sta streamando non segue più le live come quando le guardi normalmente. Quindi, gliel'ho detto pure. Non è che. Cioè, lui le streama sempre, fa sempre le cose sue, è normale. Però quando uno stream personalmente ci mette un po' tutto. Ah, ma c'è. Cioè, fa tutto questo giro, però. Quando uno streama c'è un po' meno tempo per vedere gli altri, la fessa è solita, la conosci? La cucchiacchia esaurita. Dai. È uno. È due. E devo salire là. Me la prendo leggermente con calma. Anche perché poi, ti ripeto, mi piacerebbe tanto ripassare da quelle parti perché tempo fa ci sono stato, tanti anni fa. Non le parti due precise, o quelle di. No, forse a Modena ci sono stato. Non ricordo. Cazzo, se qua sbaglio, no, mi incazzo. No, cazzo. Oddio, no. No, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo. No, dove cazzo mi fai ricominciare? Ma tua sorella è veramente un astronauta, come dicono certe persone, no? Tua sorella è un astronauta. Ma questo è qua che cosa? Perché ci sta? Perché? Ah, non ci sta niente. Perché sono rispawnati questi? Vabbè. Non mi devo preoccupare tanto, non è importante. Sì, lo so, non me lo devi rispiegare un'altra volta, lo so. Non mi caga il cazzo, già sto nervoso. Vaffanculo. Vai, veloce, vai. Così, senza pensarci, vai, senza pensieri. Veloce, così, vai. Ma qua, fermate. Questo. Ok. Ok, ma adesso gemma, mo. Perché? Non vedo niente. Ah, 404 qua, perfetto. Grazie per aver fermato. Ok. GG. Da qua mo? Posso tornare tutto? Ah, l'ho fatto, finito. Completato pure al 100%. Va bene, andiamocene via allora. Andiamocene via. Perfetto. Che succede? Boom. Ma l'ha ucciso! Sì, sono pure contenti che l'hanno ammazzato, capito? Ma. Vabbè.
gioco non è tanto per bambini, boh. Non è tanto per pampini. Cosa c'era di bello in quella azione? Allora, di qua. Allora, dai. Ok, ce l'ho tutti, no? Non mi rompere balle. Ok. Perfetto. Cazzo è qua? Prima che tu vada nella segreta, vorrei raccontarti di come Ripto e i suoi sono arrivati ad Avalar. Ok. Vedi, la settimana scorsa, nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando a dei nuovi super portali. Spyro, ho un pisello magico. Ecco, Volevo l'unica dire, maschera un ora è a seme per te. posto. Servono solo delle coordinate. Sì, tipo 22475. È il mio compleanno. No, Hunter, no. Cosa? What? Cioè, per colpa di quel coglione di Hunter, sono entrati Ripto. Non ce l'ho più il pisello. No, non ce l'ho più il comando pisello. Ti ricordi però i tempi, no? Oh, un pisello magico! Volevo dire un seme per te. Niente draghi, fantastico. Crash, torna a prendere le valigie. Ci fermiamo qui. Salutate il vostro Vostro nuovo nuovo re. re. Sì, credici. Professore, lo svenga, presto! Oh cielo, non vedo l'interruttore. Temo di essermi Madonna se mi rotto gli ricordo, sì. Ma io ce l'ho il gioco originale. occhiali. Crash, attraversa il portale, idiota! Ce l'ho ancora il gioco Devi originale spargere le sfere in tutta Avalar, presto! io. Prende Spyro. Come cazzo si chiama? Ce l'ho il gioco di là comunque, me lo ricordo. Non mi ricordo il nome del titolo del gioco, ma comunque ce l'ho di là. Versione platino. Cioè, vendo pure tanto per diventare un platino quel cazzo di gioco di merda. Doppiato del cazzo. Vabbè, non era un gioco di merda, merda. Il problema è che era doppiato veramente di merda. Quella Lignan. Ma buon salve. Buon salve lei. Vedi che non faccio le live solo di mattina. Se catturassimo apposta un drago. Sì, penso di sì. Avremo Samo bisogno di Stemma, un buon nuovo salve, portale buon salve a vicino lei. pronto a intercettare Anche un orario Sinclair. per adulti. Che ne dite di No, Barlume? l'orario per adulti si fa altra roba, mi dispiace. Guardare ma non toccare. Ma che bello. No, sto scherzando, no. Ah, devo fare la boss battle? Quindi? Ah, quando lui sta là non lo posso toccare. Questo mi stai dicendo, gioco? Quando sta così lo posso toccare? No. Forse lo devo. Allora, due volte lo fa, no? Poi. Ah, lo devo solo bruciare tranquillamente. Ok, adesso quante volte? Uno, due e fa. E brucia. Perfetto. Certo che sei proprio incoglionito se lo fai più volte. Ok, qua che famo? La fessi che la puttana esorda, conosci? No, no, stai fermo là, non ti muovi allora. Cazzo, meno male. Ma io se lo colpisco mentre fa l'animazione, dovrei distruggerlo un'altra volta. Cioè, dovrei fargli male un'altra volta. Tipo, faccio. Che scemo. Cioè, tipo, se lo colpisco in quel momento. No, non penso. Uno, due, tre, e poi fa niente. Vai.
Ok, ci sarà un'altra modalità di battaglia? Potete sparare più volte, più cose, diverse? No. Ok, no. Io mi aspettavo qualcosa di diverso. Dai, l'ultima volta. Mi spara le palle di fuoco. E non stiamo su D&D. Brucia. GG. Ma qui non siamo sui livelli di Dark Souls. Ah, beh, Dark Souls, Dark Souls. C'è niente da fare. Cioè, stasera mi metto a giocare un po' a Dark Souls. Se non c'è persone, non ci sono persone per giocare a League o League of Legends. Quasi quasi. Dark Souls lo faccio privato. Entra e sento Dark Souls. È una congiura? È una congiura? Oh, che cazzo ho fatto? No, ho sbagliato. LOL. No. Cosa sta facendo? Addio, drago. Allora ci vediamo tranquillo. Che fifone. E lui dovrebbe essere il re della nuova, del nuovo mondo, va bene. Più che altro sto rigiocando un po' al 3. E mi devo trovare una bella build da fare in early, cioè da subito su Dark Souls. Non che ci penso. Non so che fame. A me Luccicatana ci gioco, però è un problema che fa. Il 3, il 3. Il primo non c'ho la remaster, c'ho ancora la vecchia. E poi la vecchia versione, la Prepared Edition, per fare i collegamenti con le altre persone, per richiedere l'aiuto alle altre persone, era un casino. Campione di pugilato ai tempi dell'università. E ricordo ancora qualche No, gli ho rubato i soldi, vuoi dire? di questo. E questo. Gli ho spaccato la mano. No, devi fare il tuo nome intero. Non c'hai la sub. Se non c'è la sub, poi. Se fai il tuo nome intero, puoi farlo. Il tuo nome intero proprio devi mettere. Però sempre col punto esclamativo. Poi non è Andre. Oh no, sì, è Andre, sì. Ok, andiamo di qua. Perfetto. Qua non ci sta nulla. Se vuoi te lo faccio io, Andre. E così è. Dove sta? Andre. Ehi, ti andrebbe un po' di jolly cooperation? Solo io e te. Tendrebbe un po' di Jolly Cooperation solo io e te. Ma che bello. Comunque, facciamoci su quest'altro piccolo mondo. Poi fra meno di 20 minuti stacco e raggiamo qualcuno. E stasera Andre, stai. Non so se giocherai a qualcosa, fare qualcosa. Dovrei su conto che la sabba fosse scaduta, tranquillo. Non ci provare, tanto sono sicuro che mo, guarda, prendi sta metà fa, guarda. Non è indispensabile, lo sai. Con te non è indispensabile. Non te provare. 5 euro preferisco che te la mangi una pizza, non sto scherzando. Allora. Anzi, che cazzo si mangiano? Che vi mangiate? Aspetta, allora. Riso, patate e pozzo, ah. Mi piace una voglia di mangiarmi riso, patate e pozzo. Mangio solo una volta. Poveri animali, spero non vivo neanche un po'. Veramente. Ma guarda che sto gioco c'ha delle certe scene brutte e strane, no? Che tu dici, ma è un gioco per bambini? O di più? Mi pare strano, impossibile. Ben fatto, Spyro. Il Ma sarà vortice per tutte stellare queste. ha attivato il vortice. Intanto si attiva il Battle Royale da solo. L'ho messo automatico, quindi ogni tanto si vincono soldi. Ok. Qua ho preso tutto. Ci sta. Speriamo. Ma via. Ci
Circuito cittadino. No, no, ste cose già ho capito che bisognava l'acqua. No, 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 all'ultimo. Proprio levate dai palle proprio. Che è sta cosa. La leggenda narra che qui c'è un portale per Zefiro. Ma che si è buggato la schermata. La leggenda dice anche qualcosa a proposito del fatto che attivarlo costa una I piccola. bambini venivano addestrati in ultimo modo. Ora forte, ma prima con Spyro. Ma prima, no, aspetta. Prima con Spyro. Ma prima ancora? Cioè, io sono nato con giochi come Castlevania. So, gioca... Sam, stai vinto tu. Giochi come Castlevania, giochi come... Certi giochi c'avevo, aspetta, giocavo. Tanto, Metroid. Ho giocato a giochi come... Ah, stessi Super Mario. Prince of Persia ce l'ho avuto, cioè, ci ho giocato perché ce l'avevo sull'Amiga. Street Fighter 2 sull'Amiga ci ho giocato tantissimo. Come ho vinto? Come ho vinto? Sì, perché praticamente automaticamente si mette il Battle Royale sotto ci sono gli omini. Se tu scegli un personaggio e tutto, automaticamente te lo scegli quando entri. E io metto il Battle Royale apposta. Chi è che vince prende 500 gold e può fare le sfide o può vincere degli oggetti esclusivi. Sempre il gioco. Comunque, cioè, io sono cresciuto proprio con altri tipologie di giochi. Quindi, per me, chi è che dice magari in questo momento Spyro, altri, è una generazione. Io ho giocato con la generazione ancora prima, ma non perché me la voglio battere, è perché la verità, cioè, a 4 anni giocavo già Zelda in inglese e non ci capivo una mazza. Vedi che 5.000 ore su Forza Server, scherzo, odio Fortnite. No, vabbè, allora, e minchia, ha fatto tutto un discorso particolare. Questo va a finire come ieri sera, che ha fatto un'ora e mezza di discussione, Andre. Praticamente, Fortnite non è un brutto gioco, non è un brutto gioco, tecnicamente tutto. Certo, ti deve piacere il genere. Io ce l'ho giocato neanche poco e ci ho speso anche soldi, lo dico già. Ma ci avrò speso una ventina di euro. Non di più, non di meno. LOL non ve lo dico perché l'ho detto già qualche altra parte e la gente quando io dico ci rimane un po' da merda. Ci ho speso più di 500-600 euro, ma tranquilli. Purtroppo sono 10 anni che ci gioco, quindi ci sta. Comunque, Fortnite comunque è un bel giochetto. Però me lo dà impulsa la community e il fatto che comunque se ci giochi da solo ti annoia dopo un bel po'. E se ci gioco ci devo giocare qualcuno, come Warzone e altri giochi, se no lo mando a fanculo il gioco, non mi interessa. Io quello che penso è questo, il mio pensiero. Non è un brutto gioco, ci sono giochi peggiori, realisticamente. Ma prima era bello, ora ha perso voglia anche in compagnia. Sì, ma il problema è che ci sono tante alternative, tanti altri giochi sono usciti belli, anche multiplayer, che tu dici, perché mi devo incazzare? Cioè, ci sono giochi, non dico fatti anche meglio, perché è brutto dirlo, perché comunque è tecnicamente fatto bene, Fortnite. Ci sono giochi che comunque hanno un'idea migliore, non migliore, che è un po' difficile spiegare, perché è tutto un discorso intrinseco. Sì, intanto passa l'ambulanza, che magari dicono, ah, questa ha persa... Sta che dicendo solo cazzate, allora stanno a chiamare l'ambulanza. No, dicevo, non è un gioco. Il problema è che c'è un target in questo momento che hanno preso, che sono i bambini. È quello che va in puzza. Però comunque il gioco è fatto bene. Ci sono giochi che sono molto, molto peggiori, ma molto, non scherziamo. Cioè, per dirti, ora ti faccio un esempio. Un esempio facilissimo. Se tu compri Resident Evil 3, hai Resident Evil Resistance. Resident Evil Resistance è il gioco online che tu giochi con altre quattro persone in cooperativo. È simile ideologicamente, ma non meccanicamente, ideologicamente a Dead by Daylight. Quindi la gente deve collaborare per andare avanti con i livelli, che ci sono tre livelli ogni volta che giochi. Ogni volta devi avanzare nella stanza e c'è sta tipo il boss di turno che è come il killer di Dead by Daylight. Ci sta Nemesis, ci sono altri. Ma il problema è che tra cheater, tra potenziamenti che ci sono, cioè i healer sono più potenti, ma molto, ma molto, molto più potenti dei personaggi e tutto.
Quel gioco, quando è nato, era divertentino all'inizio, ma era sbagliato, fatto di merda. E infatti la gente se n'è andata via. Mo' l'hanno sistemato, ma è troppo tardi. Dopo un anno l'hanno sistemato bene, un minimo bene, decente. Ma vaffanculo. Capisci? Cioè, invece Fortnite comunque, anche quando è partito, e anche adesso, tecnicamente è fatto meglio, pure di un gioco come Resistance. E non stiamo a parlare di Capcom, che non è Capcom è la prima uscita, eh. Quindi questo è quello che ti posso dire. Onestamente ci sono altri giochi peggiori. Alla fine il nocciolo della questione è quello. Allora. Andiamo qua. Ragazzi, se mi permettete di fare cambiare l'acqua al pipistrello, giusto un minuto, me lo fate fare? Per favore, grazie. Come diremo così, mi scappava l'acqua al pipistrello, dovevo andare, quindi che devo fare? Me la tengo e me la faccio sotto? No. Comunque, aspetta, forse qua devo andare probabilmente qua che devo andare. Eccolo. Scommetto che un drago ricco come te non ti... Quanto? 500 Non te ne subito. pento, puoi spostarti su... Minchia, meno male. Assafa, meno male. Ok, adesso Spyro è diventato Assassin's Creed. La verità, cazzo. Potrebbe essere. Vado a mangiare, ciao, in caso passo dopo. Va bene, tanto io fra un po' poi stacco, quindi non penso che se vai a mangiare poi ritorni ci sono. Però se rimani con l'Urk, poi facciamo un raid. Penso a Linda che ho visto che sta live. Dopo facciamo un raidino e scriviamo tutti quanti una frase, se ci sei dopo comunque. Allora, quindi abbiamo sbloccato una cosa molto importante. Allora, io andrei proprio di qua. Ma posso tornare indietro? Qui ci sono? La lezione sta per finire. Va bene, dai. Fra un po' ci andiamo. Andri, mi raccomando, se andiamo da Linda, copiati sta frase. Penso che già forse potresti capire. Questa è la frase da copiare, mi raccomando. Sì, bravo, già lo sapevi. Già lo sapevi. Mi raccomando. Ma io se vorrei tornare indietro, non posso tornare indietro? Kirby, con piedi, con patate. Mi raccomando. Copiatela e poi dopo la spammiamo in chat. Gliela dobbiamo fare cantare, cazzo. Sì, uomini con piedi, con patate e Kirby con piedi, con patate. Io poi sai che faccio? Vado direttamente dal punto dove devo andare per farlo al 100% le gemme, che è qua, praticamente. Per fiere. Ok, qua devo andare. Ah no, devo per forza ucciderli? No, vaffanculo. Fotti sega. No, non c'è la gemma. Dove cazzo sta la gemma?
Che cazzo sta facendo? No, ah, nascosto. Ehi, ti sarebbe garbato che ti nascondivi, bastardo. Ti sarebbe garbato, ti brucio. Vediamo un po' dove sta la l'ultima cosa da fare qua. Dopo rifacciamo tutti questi nemici. Lascia stare. Dobbiamo prima vedere che cosa devo fare per ultimo. Questo ci devo parlare. Spyro, grazie per averci aiutato a scacciare. Ma questo già me l'ha dato. Ho già raccolto il talismano. Scusami. Allora. Questo l'ho fatto. Quello l'ho fatto già. E ci siamo. Questo. Di essere qui, Drago. No, aspetta. No. Non sto capendo. Beh, ammazziamo un po' di nemici, poi dopo cerchiamo di capire come mai non è andata, come deve andare. Andiamo un po' indietro. Dobbiamo alzare almeno 10, poi dopo possiamo pure tornare indietro. Vedi? L'animazione è fighissima di quelle sfere che si attivano. Accendi le lampade gemme. Quindi sono queste quelle che devo attivare? Qua non ci stanno. O sono queste? Sono queste! Volevano! Però ho fatto una cazzata, aspetta, riproviamoci. Riproviamoci. Dove cazzo sarà la stagna? Quattro, cinque. L'ultima è là! Sbrigati! Tracco! GG, 98%. Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade. Alla fine di mezzo le palle da baseball. Che cazzo sta di. Ma basket sarebbe stato più bello. Comunque. Allora. Quindi abbiamo fatto 100%. Io la finirei qua. Quindi salviamo. Ah, già è salvato in automatico, mi pare, sì. Sì, ci dovrebbe essere salvato in automatico. No, aspetta, per sicurezza facciamo una cosa. Vado un attimo in un mondo e poi salviamo. Facciamo sto mini raidino. Tanto se vado qua per me si dovrebbe salvare in automatico, ma poi si dovrebbe già salvare in automatico, secondo me. Quindi, a parte tutto. Allora. Esci dal gioco, abbandonare, perfetto. Allora, stacchiamo qua. Intanto comincio ad attivare la le cose. Tanto non apparirà la schermata di come si chiama? Cazzo, non mi ricordo. Di Raid, che siamo solo in due purtroppo oggi. Twitch. Mi raccomando. Lo ricopio, lo rimetto. Ricordati di mettere questa frase qua. Kirby con piedi con patate. Lo copio pure io. Sì, no, ti ringrazio. A parte gli scherzi, ti ringrazio. Allora, lo riscrivo giusto per riscrivere. Copiatela se non l'hai copiato già. Iniziamo da Linda. Aspetta. Ma dovremmo essere molto prudenti. Si è attivato già qualcosa. Allora, Raid. It's, come cacchio si chiama? Non mi ricordo. It's Lindy. Con due.
Ok, anche se siamo in due, mi raccomando, scrivi. Ci vediamo domani mattina se ci riesco a fare qualche live al volo, anche qualcosa di leggero. E detto questo, dai, ci sentiamo stasera se vuoi. Buon salve. Facciamo il raid, ma che bello. Questa mappa mostra l'area immediatamente intorno a te. Premi R per passare alla mappa locale che mostra tutta la città. Ok, la stellina è dove devo andare. Ok, di qua allora. Puoi correre? Ah, ok, così vedo la mappa. Vediamo quanto è grossa la mappa. Ah, vabbè, per il momento qua ci sta. Andiamo!